Scende il famoso R conti, l'indice dei contagi e il Covid da una tregua, le terapie intensive sono sempre meno sotto pressione. L'ospedale San Bortolo di Vicenza e le strutture dello slotto da lunedì 26 aprile tornano così progressivamente a riaprire le attività ambulatoriali e chirurgiche non urgenti. Si parla di prestazioni con classe di priorità per intenderci, di... E P, quelle con attese di 30 e 60-90 giorni, rimaste sospese dal 29 marzo scorso, con l'intensificarsi della pandemia. 660 gli utenti che avevano già fissata la prenotazione, poi sospesa, e che saranno richiamati dagli operatori dell'uslaberica proponendo una nuova data. Attività ambulatoriale che comunque non si era fermata per quelle attività classificate urgente o da effettuarsi entro dieci giorni e che hanno visto 82.000 utenti. Per chi ad oggi dovesse effettuare una nuova prenotazione invece i canali rimangono sempre gli stessi, chiamando il CUP sul sito della stessa USL e anche presso le farmacie del distretto Est. Sempre Covid permettendo, da lunedì 26 riprendono anche le attività di ricovero per prestazioni deferibili, sospese nell'ultimo mese, anche se in piena terza ondata gli interventi chirurgici sono comunque stati ben 2.800.